Con 1 miliardo di euro all'anno, circa 3 milioni di euro al giorno, quello della contraffazione alimentare è diventato un vero e proprio business, non solo per la criminalità organizzata, vino, carne e conserve nella blacklist dei prodotti più soggetti a illeciti. Ma a minacciare il comparto agroalimentare sono forse e soprattutto le contaminazioni chimiche in agricoltura. Ma cosa si intende per contaminazioni chimiche e quali sono i rischi per la salute? A queste e molte altre domande si è cercato di rispondere durante il convegno Salute e Agroalimentare, dalla sicurezza più qualità, il contributo dei reparti specializzati e forestali dell'Arma dei Carabinieri, promosso dal Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri Palidoro e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri. L'obiettivo è quello di far comprendere innanzitutto che il tema della salute, il tema dell'ambiente sono importantissimi per l'umanità, non solo per i cittadini italiani, tanto è vero che sono presenti rappresentanti delle organizzazioni internazionali, europee ed extraeuropee, per sottolineare la sinergia e l'impegno che si sta ponendo, che le istituzioni stanno ponendo tutte in questo settore e in questo ambito molto importante. Per quanto riguarda l'Arma in particolare, le specialità sottolineano con questo primo convegno la sinergia operativa che necessita nell'affrontare le varie problematiche che il terreno, che la realtà offre. Problematiche che riguardano sia le modalità di lavoro sul terreno, modalità operative, che riguardano sia l'aspetto preventivo sia l'aspetto repressivo. Italian Sounding e frodi alimentari, quali sono le strategie che mettono in campo i carabinieri? Le strategie sono tante e hanno l'obiettivo di tutelare una qualità del prodotto italiano che è sinonimo anche di sua salubrità, quindi un prodotto di qualità è un prodotto anche genuino che fa molto bene alla salute, non incide negativamente. Il nostro compito è quindi quello di catturare queste minacce e poterle rivelare, renderle da un lato inertizzarle, non renderle pericolose per la salute, e dall'altro perseguire il reato in quelle che sono le sue varie sfaccettature, perché il complesso non è solo di un complesso di criminalità comune, ma può anche essere di criminalità organizzata. Si deve fare molto, innanzitutto contrastare le mafie nell'ambito delle loro proiezioni sul mercato nazionale ed europeo e soprattutto intervenire laddove c'è una concentrazione di controllo, così come avviene nella filiera agroalimentare da parte dei centri di distribuzione e da parte di queste holding che riescono a controllare il prezzo dei prodotti, acquistando a prezzi modestissimi che nemmeno coprono i costi di produzione, ad arrivare poi sul mercato del consumo a prezzi altissimi. Quindi cominciare a verificare qual è la loro operatività e poi via via l'acquisizione dei terreni, che costituisce un altro aspetto di grandissima importanza, perché da un lato questi terreni vengono finalizzati alle frodi comunitarie, proprio rappresentando attività che in realtà non vengono portate avanti, dall'altro utilizzano gli strumenti per poi contraffare i prodotti che dovrebbero andare all'estero con il nostro marchio di qualità e che invece creano soltanto confusione e diciamo anche una diffamazione rispetto a quella che è la qualità del nostro prodotto.